solo chi ha fede, il lato umano dello sport. Fede, 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 fede. Chi c'è qua? Solo chi c'ha fede. E chi sta là? Non ha alcuna fede. Ma se fosse per me, se tu me lo concedi, vorrei capire da te la fede la possiedi. Fede sì, ma non sono arbitrale. La storia ci insegna che ci facciamo del male. Preferisco lo sportivo, lui sì, sul podio sale. Chi di fede non ne ha, resta solo a guardare. Calcio, basket, tennis, volley, rugby, lotta, tuffi, corri. Non importa, sai. Muoviti, 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 muoviti. Buonasera, buonasera e benvenuti a tutti a questa nuova puntata di Solo chi c'ha fede, il lato umano dello sport, per scoprire le emozioni, il cuore e quello che i grandi campioni sportivi hanno da raccontare, ma soprattutto riferito alle loro vite e alle loro esperienze. Chi abbiamo in studio qui con noi? Beh, oltre alla nostra Mimì Sara Band e al nostro meraviglioso pubblico, ci siete voi da casa e questa sera davvero sono molto entusiasta perché l'ospite che state per conoscere è davvero preziosa. Scopriamo chi è dalla clip selfie. Ciao, sono Barbara Bonansè e sono una calciatrice. La mia passione è nata nel cortile di casa perché fin da piccola giocavo a calcio con mio fratello e mio papà e mi hanno trasmesso questa passione. Ho giocato nel Torino, nel Brescia e nella Juventus e ho vinto 3 scudetti. Ho l'onore di vestire la maglia del mio paese ed il 2019 per la nazionale sarà un anno importante. Se volete sapere perché, ve lo dico tra poco a Solo chi c'ha fede. Signore e signori, è con noi, intraprendente, sognatrice e sicuramente vincente, Barbara Bonansea! Barbara Bonansea, sono veramente entusiasta insieme al mio pubblico di averti qui con noi ospite. Innanzitutto grazie alla Juventus che ti ha concesso questa ospitata che è preziosa perché tra l'altro tu non sei una persona che appare molto insomma nelle televisioni, quindi ti ringraziamo molto per questo. E hai preannunciato dalla clip selfie che sarà un anno estremamente importante per la nazionale di calcio femminile italiana di cui tu sei una portatrice estremamente importante, poi racconteremo insomma tutti i dettagli. Noi ti abbiamo definita intraprendente, sognatrice e vincente. Se tu dovessi descriverti in un paio di aggettivi? Cavoli, che domanda difficile. Ne avete usati 3 fantastici. Io direi carismatica e trasportatrice. Mi applaudo da sola. È giusto perché, guarda, ti meriti tutti i complimenti che stiamo anche vedendo alle mie spalle, perché questa sono una serie dei tuoi goal. Abbiamo voluto far gustare questi momenti anche ai nostri telespettatori. E quella sei proprio tu. Sì. Cioè, adesso racconteremo da dove nasce questa passione. Gol su gol. E tra l'altro che gol, ragazza, come si dice. Grazie. È un orgoglio davvero. Grazie mille. Beh, uno dietro l'altro, guarda. Sono emozioni particolarissime. Sì. Di tutte e di più. Sì. Adesso noi lo scopriremo poi, tra l'altro. No, sei un'attaccante pazzesca. Grazie, sembrano semplici, però poi in realtà sul campo viene naturale. Poi a riguardarli dici, cavoli, sono stata brava. Senti, c'è qualcuno che dice che sei la Ronaldo al femminile. Sì, l'abbiamo sentito da più di esageriamo, qualcuno. Esageriamo. No, beh, è un calciatore a cui io mi ispiro molto, quindi mi fa solo che piacere, ovviamente. E lo dicono, che tu sia la Ronaldo al femminile della Juventus, adesso porterai avanti anche la nostra nazionale, però non diciamo niente, il minimo è indispensabile perché mancano pochissimi mesi. Barbara, scopriamo qualcosa in più di te con C'è Fede e Fede. La nostra Mimì Sara Band pronta che ascolterai anche con i tuoi brani nel corso della nostra trasmissione. Barbara, fede nei tuoi sogni, ovvero quando tu eri bambina, sognavi questa carriera, volevi ardentemente fare la calciatrice? Wow! Direi di sì. Sì, ho iniziato che ero veramente piccola, però ti dico la verità, quando ero così piccola non pensavo di poter arrivare qui. Era proprio solo divertirmi con tutti questi amici che avevo, compagni di scuola, e poi col passare del tempo ho iniziato a capire che potevo diventare una calciatrice, quindi da lì ho iniziato a lavorare per arrivare fin qui, ecco. Senti, ti vediamo in mezzo ovviamente a tutti i maschietti. Tutti i maschietti. Sì.
Come mai questa scelta? Cosa ti ha portato al calcio? Cosa ti ha appassionato al calcio? Come ho detto nella clip di presentazione, sono stati mio papà e mio fratello i colpevoli. Abitavo in un paesino piccolino e giocavo sempre con loro nel cortile di casa, e quindi mi hanno trasmesso quella che era la loro passione. Quindi io ho imparato da loro, poi andavo sempre a vedere mio fratello agli allenamenti. Un giorno quel santo mister mi disse: perché non provi anche tu? Perché non c'era nessuna ragazzina. E mi fece questa proposta e io sì, certo, provo. Ed eccoti. Sì. Barbara, ma che effetto faceva agli altri tuoi compagni di classe? Eri l'unica femminuccia, diciamo. Quanti anni avevi in questa foto? No, penso 8-9. 8-9 anni? Più, sì. Tutti maschietti, cosa ti dicevano? Lo diciamo perché magari c'è qualche calciatrice, insomma, che lo vuole fare professionalmente. Sì, ma quando eravamo così piccoli non dicevano niente, anzi ci divertivamo un sacco, poi ero bravina, quindi non potevano non volermi in squadra. Poi quando sono diventata un pochino più grande sì, mi prendevano un po' in giro, però io ho sempre avuto un carattere molto, molto forte, quindi non mi davano fastidio, io ridevo e dicevo vabbè, non importa. Però so che tante ragazze soffrono questa cosa e quindi io le sprono a non mollare, perché se è una passione ed è vera, la si sente da dentro, di continuare, perché non saranno 3 o 4 maschietti a fermarvi. La fede invece nella tua famiglia? Come ho detto... Hai accennato prima sì, al fatto di tuo fratello, però sì, possiamo anche dire che tuo fratello era, probabilmente poteva essere una promessa della Juve, lo raccontiamo? Sì, poteva, e forse ho trasformato il suo sogno, l'ho trasformato io. Eccovi qua. Sì, lui era stato preso nella Juventus, però papà lavorava, non poteva portarlo perché noi abitiamo un'oretta da Torino. Quindi non poteva accompagnarlo agli allenamenti, e lui quindi ha dovuto continuare nella squadra del paese. E adesso che tu sei diventata invece una bandiera importante per la Juventus, quanto è orgoglioso? Tantissimo. Lui non è della Juve, ma non diciamo di che squadra è. Ok. Sì, perché però, poi si sì, no, invadono campi minati. Sì. Però è il mio primo tifoso, lui, mio papà e la mia mamma, è felicissimo e fierissimo di me, quindi va benissimo così. Vi salutiamo, un saluto a tutta la tua famiglia. Grazie. Da parte nostra. Cara Barbara, raccontaci un episodio nel quale sei rimasta senza fiato, particolarmente, uno che ti ha colpito proprio. Se ti devo dire, la prima cosa che mi è venuta in mente è il terzo gol al Portogallo dell'anno scorso, che definiva la nostra qualificazione ai mondiali. Ho pianto di gioia, quindi... Lo diremo più di qualche volta, perché insomma era da più di 20 anni che l'Italia non si classificava per un mondiale, l'Italia calcistica femminile. Sì. Perciò, cosa vuoi che ti dica? Ti facciamo un applauso enorme, perché siamo contentissime. E tra l'altro oggi c'è un pubblico anche molto femminile, come vedi, quindi siamo estremamente contente e cariche. Allora, voglio farti un regalo da parte del nostro Mike Maric, il dottore della scienza e del respiro, che oggi non è qui a metterti alla prova, ma ci ha mandato un video che lo rappresenta in tutto quello che è anche la gestione del respiro. Lui è un appassionato di delfini, è un campione del mondo di apnea, e tra le sue passioni più grandi, e anche forse la più grande fortuna, c'è stata quella di nuotare con i delfini, e lo vediamo insieme. Mike ti porta un saluto. Ciao Fede, mi sto allenando nella piscina più profonda del mondo e ne approfitto per raccontarvi come alcuni straordinari apneisti della natura riescono a gestire il loro respiro in immersione. Oggi vi voglio parlare dei miei amici delfini, con cui ho passato tanto tempo con loro in mare. Beh, tra noi e loro ci sono tante similitudini. Innanzitutto loro sono un po' curiosi, un po' tanto curiosi come noi esseri umani. Anche loro amano la velocità. Pensate che riescono a raggiungere picchi di 25-30 km orari sotto la superficie del mare. Inoltre raggiungono profondità abissali che noi esseri umani non riusciamo a raggiungere. Si parla di quasi 300 metri. Sono sempre in movimento, sono molto curiosi, amano il gioco, ma ogni tanto devono riposare anche loro. Pensate che ho scoperto che loro spengono metà del loro cervello e metà del loro corpo. Ebbene sì, dormono in dormiveglia. Questo per stare attenti dagli attacchi di eventuali predatori o squali.
Loro sono molto più bravi di noi apnisti perché trattengono il fiato per più di 10 minuti, però come noi ogni tanto devono tornare in superficie e respirare, perché anche loro non possono permettersi di rimanere senza respiro. Eccoci qua, alla grande. Ciao Federica, ciao a tutti, alla prossima. Mike Maric. Poi te lo consegnerò, Barbara. Mike ha lasciato il suo libro per te, come ricordo e anche come auspicio per avere sempre più successo. Insomma, ci sono tante belle cose interessanti. La scienza del respiro, Mike Maric. Ringraziamo anche l'Y40, che è la più profonda piscina del mondo che abbiamo avuto a disposizione. Bellissimi davvero questi servizi e Mike è sempre incredibile. Senti, voglio emozionarti con quelle che sono le immagini della tua vita che più ti hanno colpito e vogliamo sapere tutto di Barbara Bonansea e dei suoi successi, ma non soltanto, con Foto Ricordo. Prima immagine, Barbara. Ecco. Oh, e cominciamo subito con te in azione. Sì, questa è una foto del Torino, che è stata la mia squadra per 8 anni. Hai esordito da professionista con il Torino. Sì, sì, ho esordito prima in Coppa Italia e poi in Serie A, ero piccolina, avevo 14 anni. E è stata la squadra che mi ha formato, perché mi ha fatto diventare poi calciatrice e grazie a loro sono poi passata al Brescia e poi vabbè alla Juve. Ci sono quindi tante storie da raccontare, no? Sì. Perché poi sì, Torino, Brescia, Juve, sì, fondamentalmente, sì, nel tuo percorso. Sì, nelle femminili, sì. Prossima immagine. Questa è... E questa? Questa è la foto del secondo scudetto al Brescia. Esatto. Due scudetti, sì, hai preso con il Brescia. Sì. Ma il primo per te è particolarmente, sì, importante. Raccontaci. Sì. Il primo è particolarmente importante perché Non era previsto, non ce l'aspettavamo. È nato e cresciuto nell'annata, nella stagione. Abbiamo fatto 29 vittorie su 30. E lo sottolineiamo perché tu lo dici, sì, così, leggermente, ma sì, 29 vittorie su 30, sì, per giocarsi poi il titolo nella finale. Nell'ultima partita, sì. Hai segnato in questa partita? No, non ho segnato, ma non importa. È stata una delle partite più emozionanti perché è una delle prime volte in cui c'è stato un bel pubblico, c'erano 5.000 persone, quindi è stato veramente, veramente bello. Questo è importante anche raccontarlo perché molto spesso tu hai detto, avrei pensato anche un'esperienza all'estero, perché hai raccontato che il calcio femminile all'estero ha un rilievo diverso rispetto a quello che ha in Italia. Raccontiamo, sì, queste cose anche per farle capire, sì, un po' al nostro pubblico. Il calcio professionistico italiano maschile deve avere obbligatoriamente delle under giovanili femminili e quindi ci stiamo arrivando anche noi. Sicuramente i frutti non si vedranno adesso, ma col passare del tempo penso che potremo poi anche noi essere come quelle squadre che vediamo adesso, come il Lione o che ne so, il Bayern Monaco, il Manchester City. Che sono delle grandi squadre calcistiche femminili. Sì, sì, vabbè, Lione da anni che vince la Champions, ma come ti ho detto, perché è partita anni fa facendo tutta quella strada che stiamo facendo noi adesso. Quindi magari noi con la Juve, noi mi ti auguro, seguiremo con grande passione, anche perché insomma è giusto che ci sia una possibilità assolutamente per tutti di fare qualcosa che appassiona. Prossima foto. Ecco. Oh, questa foto è fantastica. Sì, pesava un po'. Questo è il terzo mio scudetto e il primo scudetto nella storia della Juventus femminile. Al primo anno dalla nascita. Il primo scudetto nella storia della Juventus femminile. Sì, perché la Juventus femminile è nata l'anno scorso e al primo anno siamo riusciti a vincere lo scudetto. E quindi motivo di orgoglio. Poi io sono juventina, quindi ancora di più. E si vede, pesava, era pesante. Ti favi per la Juve anche quando eri bambina? Sì. Che sì, soddisfazione, sì, ti dà vederti addirittura con questa coppa in mano, indossando la maglia della tua squadra? È una grande soddisfazione, ma perché è un po' il sogno che hanno tanti bambini e che adesso possono avere tante bambine. Quindi noi adesso siamo qualcosa a cui le bambine guardano e quindi ti rende orgogliosa. E sì, ti favo la Juve. Quando la Juve mi ha chiamato non ho potuto esitare un secondo a dire di sì. Senti, com'è stata quella telefonata? Te la ricordi ancora? Sì, sì. Mi hanno chiamato, io sapevo che stava nascendo la Juventus e quando mi hanno chiamato ho detto... Davvero? Ho detto sì, non ci posso assolutamente pensare. Deve essere un momento incredibile. Sì, perché non te lo aspetti, perché è stato tutto veloce.
Non è stata una cosa di mesi, è stato veloce, è stato ieri nasce la Juve, oggi ti chiamo. Quindi è stato un po' così. Prossima immagine. E qua azzurro da tutte le qua parti. Qua c'è gioia, non c'è solo azzurro, c'è gioia. Tutte le facce che vedi esprimono forse una delle felicità più, davvero. Più grandi della mia vita. Sì. Raccontaci dove eravate, raccontaci tutto. Oddio. Eravamo a Firenze. Eravamo a Firenze, era Italia-Portogallo e se avessimo vinto saremmo andate a questi benedetti mondiali dopo 20 anni che l'Italia mancava. Era un filotto di 7 vittorie consecutive. E guarda, quando ha fischiato la fine l'arbitro, io non ci ho capito più niente, ma come vedi neanche le mie compagne. Ma come vedo nessuno. Sì, nessuno. E così dovrebbe essere. Raccontiamo invece dell'attuale. Qualche settimana fa c'è stata una grande vittoria contro il Cile e quindi avete concesso finalmente all'Italia di ritornare ai mondiali. Sono felice di questo. Siamo felici tutti di questo, Barbara. Sì, abbiamo fatto 2 amichevoli, una col Cile e una col Galles, le abbiamo vinte tutte e due. Non è scontato perché quando giochi in campo internazionale è difficile con tutte le squadre, quindi sono molto contenta soprattutto per la partita col Cile, anche se io non ho giocato, ma perché abbiamo dimostrato carattere. Perdevamo 1-0 e negli ultimi minuti abbiamo poi vinto 2-1 e questo per me è uno dei segnali importanti di questa squadra, il carattere. Adesso andremo a Cipro, faremo delle amichevoli per prepararci al meglio. Quando partirete? Per il Mondiale la prima partita è il 9 giugno, però noi iniziamo un mese prima, quindi stiamo un mesetto. Noi non diciamo nulla, facciamo solo così. Non diciamo assolutamente nulla. Aspetteremo una quarta edizione per raccontare i successi che arriveranno. Prossima immagine. Qua ti vediamo in una veste differente, sì, ma più con elegante. Un premio nelle tue mani davvero importante. Sì. Ma è stato bellissimo, anche quella giornata, serata, è stata bellissima. E il premio di miglior calciatrice dell'anno. Calciatrice dell'anno 2016, ragazzi. Premiata la nostra Barbara. Raccontaci di quell'emozione. Ma è stato emozionante perché era una delle prime volte che vedevo da vicino anche i giocatori della Juve, della Roma. E quindi essere in mezzo a loro... mi ha fatto un po' strano, perché sai, li vedi sempre in TV, dici ma chissà come sono, poi li vedi dal vivo e sono persone normalissime, quindi è stata una giornata anche particolare. Anche questa foto è d'impatto, perché guarda, ci sei tu cavoli, sì. Con tutte queste leggende del calcio, quindi sì. Sì, direi proprio di sì. Guarda, quando ero il giorno che ero lì non mi sembrava vero, mi sembrava un po' un sogno, poi pian piano sai, ti ambienti, no, è stato veramente bello. Poi vabbè, il premio era qualcosa di fantastico, quindi... Grandi soddisfazioni, davvero. Barbara, come gestisci le tue energie? Lo capiamo tramite Energia Vitale. Egeria vuol dire energia ed Egeria illumina e dà energia a quello che è il business e le aziende. Cara Barbara, tu come... equilibri le tue energie, come le gestisci? Hai una torta che vale il 100%. Che percentuale dai a famiglia, lavoro, sport e svago? Iniziamo con la famiglia. In questo momento della tua vita. È difficile, no, è una parte importante, ma perché loro danno energia a me più che altro, quindi... Quante me ne dette? 5? Ne hai 4. Famiglia, lavoro, sport e svago. Famiglia 30. Come ti ho detto, sono molto importanti e mi danno energia, quindi è una roba bella. Poi, lavoro? Lavoro e sport qua... Possiamo anche metterli insieme? Sì, perché sono la stessa cosa per me, quindi un bel 50. E arriviamo a un 80%? Sì, quindi per forza 20% allo 20% svago. Di svago, ma vogliamo sapere come ti svaghi. Ma in realtà... Cosa ti appassiona? Cosa ti piace fare extra campo? Allora, prima facevo un sacco di shopping, adesso mi sono calmata. Amo leggere e mi piace un sacco rilassarmi sul divano e guardare la TV, come...
persona normalità, insomma, quando ti rilassi, ti fermi, ti piace vivere una vita. Di pensare all'allenamento, l'allenamento il giorno dopo. Sembra che fai solo quelle 3 ore, poi però a casa ci pensi. Quindi... è tutto collegato, sì. D'altronde sei una professionista in questo campo, sì. non è un hobby. Sì, sì, e quindi questo, poi mi piace il cinema, ma come una persona normale. Tante energie, insomma, poi magari negli anni cambiano, scopriamo tante cose dai nostri campioni, poi ne riparleremo col tempo. E proseguiamo, perché davvero adesso ti voglio vedere cantare, ti voglio vedere emozionare con My Music, la nostra Amy Sara Band. Pronti ragazzi, primo brano. C'è chi corre, chi fa correre, e c'è chi non lo sa. Io so solo che quando tocca a te, quando tocca a te, quando tocca a te, tocca a te. Bravissimi ragazzi! Quando tocca a te, Ligabue, quando tocca a te dice tocca a te. Non a caso. Perché questo brano? Non a caso. Da un sacco di anni che questo è uno dei miei brani preferiti di Ligabue, perché mi tocca particolarmente, perché ci vuole un minimo di sudore per se non vuole 0-0, e quindi mi tocca particolarmente, lo sento mio, e quindi è una di quelle canzoni che ascolto per... a volte nei momenti in cui sono un po' triste e cerco di ritrovare un po' di... Ti motiva? Sì, un po' di energie da queste parole. Ultimo brano. Potrei, ma non voglio fidarmi di te. Io non ti conosco, in fondo non c'è in quello che dici qualcosa che pensi. Sei solo la copia di mille riassunti, leggera, leggera, si bagna la fiamma, si scioglie la cera, e tu non ci sei più. No, sono bravissima. Questo applauso è per voi, davvero bravissimi, la Mimì Sara Band, davvero siamo molto fortunati ad averli. Barbara, Giudizio Universale, Samuele Bersani, a parte mi hai fatto un regalo perché è un pezzo che mi piace contenta, moltissimo. Anche a me. Questa è la mia canzone preferita, è il mio stato di WhatsApp. Giudizio Universale. Le bolle di sapone. Perché? Spiegacelo. Oddio. No, perché è molto interessante. È difficile, però... io sono una persona un po' particolare, a volte molto allegra, a volte silenziosa, e quindi le bolle di sapone mi ricordano un po' quello che sono io. A volte sei esplodi e sei mille, e a volte sei la quiete, quindi ecco, mi ricorda un po' me questa canzone. Grazie. Grazie, perché è bello sentirvi condividere le vostre emozioni ed è bello anche capire cosa veramente c'è dietro tanto lavoro che vediamo sul campo, però insomma il cuore conta sempre prima di qualsiasi altra cosa. C'è tanto dietro, sì. Come sei messa con il fai da te? Bene. Cosa c'è tra il dire e il fare nella normalità? Il mare. E in questo caso invece ci sono Bricofer e Black & Decker, e ti mettiamo alla prova perché hai un sacco di campioni da battere sulla nostra classifica, tra il dire e il fare, andiamo. Okay. Ed eccoci con Barbara Bonansea nel nostro angolo tra il dire e il fare. Black & Decker e Bricofer fanno da padroni. 60 secondi per... battere tutti coloro che vedi sulla nostra classifica, Barbara, davvero. Bene. Guarda, ardua impresa, nomi importanti, hai visto Bianconeri anche come Tacchinardi, Amoruso, sì, Giuliano, Di Livio, insomma, bene, non puoi essere da meno. Detto ciò, metti tutto in sicurezza, anche gli occhiali, e nel mentre mi dirai se sono vere o false queste due affermazioni. Black & Decker ha nel suo catalogo anche le pistole a spruzzo per pitturare in modo facile e veloce, vero o falso? Vero.
Vero, risposta esatta. Black & Decker nel 2019 lancerà un tagliaerba senza ruote. Vero o falso? Falso. E invece vero, e sarà da aprile 2019 nei negozi fai da te e Ferramenta. Black & Decker non ci delude mai e da Bricofer trovate tutti i prodotti ovviamente firmati Black & Decker. Barbara, pronta? 60 secondi ti attendono. Ci siamo? Ci siamo. 3, 2, 1, via! Vai, vai, vai! Allora, vediamo, vediamo cosa farà la nostra Barbara Bonansea. Intanto fora come proprio non ci fosse un domani. Vai, Barbara, vai! Vai! Allora, sei a 45 secondi, ancora 45 secondi. Sta forando, ragazzi, sta forando! Emo? Dai, 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 adesso è l'ora della vite, vai, avvita, 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 avvita. Va bene? Vai, 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 spingi, 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 fino in fondo, Barbara, vai. La precisione è importante, hai ancora 22 secondi, vai, stai andando alla grande, dai, 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 dai. Accelera, accelera, Barbara, 17 secondi, 16. Avvitale bene, se no non valgono, mi raccomando, avvita bene anche le altre. Avvita bene anche le altre, 8 secondi! Vai, 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 vai! 5, 4, 3, 2, 1, stop! Questi guanti non aiutano! Però almeno abbiamo la certezza che sei in forma. Allora, comunque ti ho vista pratica, non male. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Un pari merito con Angelo Di Livio! Perfetto! E guarda, si aggiudicano veramente... Le farfalle, il primo premio quest'anno in tra il dire e il fare. Allora, vediamo dove ti mettiamo qua. In onore della galanteria. Soprattutto, via. Soprattutto. 7. Oh, guarda, che bel vedi? Numero, vedi? Però devo dire che non è niente male, eh? Sei con Di Livio, Savadori, insomma, niente, niente male. Andiamo a salutarci perché abbiamo anche una sorpresa per te. Vieni. Wow. Ed eccoci in chiusura di puntata. Barbara Bonansea, un grande nome bianco-nero, un grande nome che porterà alto il nome della nazionale. L'hai fatto finora e adesso, insomma, ci aspettano questi mondiali dove ti seguiremo assolutamente con grande passione. Guarda, avrai un pubblico di ammiratori. Benissimo. In più. Cosa consigliamo alle ragazze che vogliono fare quello che hai deciso di fare tu? Io consiglio di non aver paura e di non... stare ad ascoltare troppo i pregiudizi della gente, perché alla fine quello che ti rende felice è quello che bisogna fare nella vita. Quindi giocate a calcio, fate quello che vi piace. Senti, noi vogliamo mandarti a casa con un ricordo di Solo chi c'ha fede di questa giornata insieme, quindi il nostro caricaturista Ila Lasciura ha creato per te. Ed ecco qua la nostra Barbara Bonansea all'opera. Wow. Eccoti qua, guarda, ti vediamo anche sul nostro LEDWALL. Bellissimo. E così, eccolo, grazie, puoi portare con te il nostro ricordo. Io so che tu hai anche qualcosa per me, allora lo tengo io intanto questo. Io per te la maglietta del nostro primo scudetto. Beh, questa è tanta roba, come si dice. Il nostro woman first. Quindi... Oh, ragazzi, guarda, fammela. Facciamo questo scambio, come uno scambio di testimone. Guardate, ragazzi, che conclusione pazzesca. Cioè, davvero. Grazie. Grazie a voi, grazie mille a voi. Sei un esempio e ti seguiremo con passione. Barbara Bonansea. Grazie a tutti. Ciao Barbara. Grazie. Grazie. Woman Power, così finisce la puntata di Solo chi c'ha fede. La prossima settimana ci vediamo con l'ultima puntata del lato umano dello sport. Vi abbiamo fatto godere un personaggio particolarissimo, nuovo, una donna che porterà alto anche il nome della nostra nazionale nel calcio femminile. Bene, con questa grande soddisfazione vi aspettiamo la prossima settimana con tante storie e un nuovo campione o delle sorprese? Chi lo sa, per l'ultima puntata ci aspetta di tutto e di più. Cosa dovete fare? Seguirci, perché la prossima settimana saremo ancora qui proprio per voi. Fast Food Freestyler, Giorgio e la nostra Remissa La Ben. Ci vediamo prossima settimana con più voce. Solo chi c'ha fede, 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 solo chi c'ha fede.